appartiene alla diocesi di Roma, ha studiato all'Accademia Alfonsiana di Roma e laureato in teologia morale. Il mio primo incontro con Baba è stato attraverso alcune letture. Ho letto alcuni libri che ho trovato estremamente interessanti, direi quasi un po' fantastici, e lì sono nati i primi dubbi che lo scrittore avesse troppa fantasia. Così ho voluto leggere altre pubblicazioni e, sempre più avvinto da questa storia che riguardava questo personaggio, Sai Baba, rimasi con un ultimo dubbio. Tutti i prodigi che Sai Baba compie potevano essere forse l'espressione anche di un essere maligno. Pensavo forse all'anticristo. Un unico modo c'era per risolvere questo dubbio, era quello di leggere i suoi discorsi. Così acquistai tutto quello che sul mercato potei trovare nel campo e scoprii con grande mia sorpresa e direi quasi con una specie di folgorazione interiore che non poteva certo essere l'anticristo, perché le cose che diceva erano troppo simili, troppo in armonia con le sacre scritture più antiche, Vangelo compreso. Quindi lei poi andò in India, andò da Sai Baba? Sì, il momento in cui ho potuto incontrare Sai Baba fisicamente, il momento in cui ho potuto parlarci, è stato il primo momento che ha aperto altre sfere di conoscenza. Diciamo che è come se fosse iniziata una serie di aperture su un campo che non conoscevo. Tutto ciò che mi sembrava tanto misterioso nella mia stessa religione si dischiudeva e ho sentito rinascere anche in me un nuovo modo, un nuovo entusiasmo di essere sacerdote. Baba, seguendo la tradizione culturale indù, apre ogni suo discorso improvvisando dei versi cantati. Il piacere è un intervallo fra due dolori. Non ci sarebbe piacere senza dolore. Si deve lottare tra mille difficoltà per giungere ad assaporare le delizie della vittoria. Gesù fu al centro di numerosi contrasti, di tante difficoltà, che riuscì a superare brillantemente. Per questo ancora oggi il suo nome, la sua storia, il suo messaggio diffondono luce in tutto il mondo. E non solo Gesù, ma tutti i profeti delle religioni della terra, i messaggeri di Dio, i maestri di verità, hanno dovuto guadare il fiume del ridicolo, del rifiuto e della persecuzione. Così rivelarono il loro splendore. Anche un diamante rivela il suo splendore solo quando viene tagliato. E anche quando viene gettato nel fango, un diamante non perde né la sua lucentezza, né il suo valore. Nel grande auditorium, per la settimana di Natale, coi bambini di fede cristiana viene allestito lo spettacolo della Natività. Alla fine dello stesso, Baba sale sul palcoscenico.
fino alle 5 col primo canto dell'Om, quando è ancora buio, in pieno Oriente i devoti cristiani si riuniscono e fanno il giro dell'ashram, intonando i canti natalizi in una incredibile, fantastica processione punteggiata da migliaia di lumini. L'ecumenismo di Sai Baba fa accorrere i cristiani di tutto il mondo, americani, inglesi, australiani, canadesi, francesi, italiani, svedesi, tedeschi, spagnoli, portoghesi, e poi gente proveniente dall'Africa, dal Sud America, dal Giappone, dalla Cina, dalla Corea. Ogni anno sempre più numerosi vengono a vivere questa straordinaria, intensa, palpabile atmosfera. È così che va festeggiato il Natale, dice Baba, pregando e cantando, senza folli rincorse ai regali, al mangiare, al consumismo. Lui è lì, al balcone, guarda, sorride, saluta. Sai Baba, Sri Satya Sai Baba, che significa Signore, Verità, Madre e Padre, è ritenuto nella cultura indiana un avatar. Avatar significa incarnazione divina, cioè discesa di Dio in forma umana. Per noi occidentali, soprattutto per noi cattolici, che siamo stati abituati ad avere molti pregiudizi, direi che siamo stati educati proprio al pregiudizio, è difficile pensare che Dio possa scegliere di incarnarsi in nuove forme, in nuovi tempi, in nuovi momenti e con nuovi scopi, oppure forse con lo stesso scopo, quello di salvare l'uomo. Perché per il cattolico specialmente c'è una sola incarnazione divina, quella di Gesù, il Cristo. Ma chi potrebbe limitare l'illimitato e impedire a Dio di incarnarsi? Don Mario, mi puoi un momentino raccontare come sei venuto a conoscenza di Sai Baba? 9 anni fa circa ho letto alcuni libri che parlavano di Sai Baba e in questi libri ho trovato episodi straordinari su questa figura che all'inizio mi hanno incuriosito e in un secondo tempo ho voluto approfondire questo personaggio cercando di conoscere il messaggio soprattutto. Dopo aver letto poche pagine del suo messaggio, ho deciso di venire in India a conoscerlo personalmente perché mi sono detto che un personaggio del genere va sicuramente conosciuto nella vita, altrimenti mi sembrava che la mia vita sarebbe stata sprecata. Quando sei arrivato qui da Sai Baba, qual è stato il tuo primo impatto? Ma la prima impressione che ho avuto dell'ambiente, innanzitutto un ambiente di grande tranquillità, di grande pace, di grande rispetto verso tutte le fedi, verso tutte le religioni, una rigida disciplina, sposata diciamo anche al rispetto per tutte le fedi. E se tu con questa domanda mi chiedi anche qual è stata l'impressione che ho avuto nell'incontro personale con Sai Baba, è stata un'impressione veramente incredibilmente straordinaria. È difficile descrivere questi momenti perché fanno parte di un bagaglio personale e ciascuno di noi può semplicemente meditare su quello che ha vissuto. Mi puoi un momentino descrivere cosa è avvenuto durante una di queste interviste? Se hai visto anche tra l'altro apparire o materializzare degli oggetti? Sicuramente la materializzazione di oggetti da parte di Sai Baba rappresenta il fatto più che desta maggiormente la curiosità della gente, perché soprattutto noi in Occidente, qui in India è un fatto, non dico normale, ma non troppo straordinario il fatto che alcune persone sappiano materializzare oggetti. Dicevo, soprattutto presso l'Occidente, sembra assolutamente impossibile che un uomo possa trarre dal nulla degli oggetti, soprattutto oggetti preziosi come è il caso di Sai Baba. Io personalmente ho visto uscire dalle sue mani alcuni oggetti, come anelli, una medaglietta,
giornalmente vedevo, come hanno potuto vedere tante altre persone, la materializzazione di questa cenere che viene chiamata in sanscrito vibhuti, ma altre persone potrebbero raccontare anche materializzazioni più straordinarie, come collane, vasi, addirittura statue di una certa grandezza in oro massiccio. Tutto questo presso di noi può sembrare fantasia, ma quando si vede con i propri occhi ci sono due reazioni: o si rimane profondamente scioccati o increduli, oppure si prende tutto come è stato nel mio caso, come una cosa normale e si va al nocciolo della questione. Ma chi è costui che ha questo potere? Secondo te, e appunto, chi è costui? È una domanda che difficilmente troverà risposta, perché sarebbe come definire un frutto esotico. Nessuno di noi può dare una definizione di un frutto esotico, nessuno di noi può dire: guarda, il mango è costituito da fibre giallognole, dolciastre, alcune volte dolcissime, sembra di più all'ananas. Una persona può dare mille descrizioni del mango, ma la descrizione non sarà mai l'impressione che desta quando la persona assaggia il mango. Perciò è una domanda a cui non posso rispondere. Chi è Sai Baba? Nel ritornare, diciamo, nel tuo ambiente religioso, hai avuto delle difficoltà, qualcuno che abbia fatto delle osservazioni su questa tua ricerca, diciamo, extra religiosa? Ma in questa mia ricerca non sono riuscito eccessivamente a dissimulare un certo entusiasmo, per cui le persone, quando si accorgono che io sono non solo un ricercatore nel campo delle religioni e soprattutto in questo campo sul personaggio Sai Baba, ma sono un ricercatore entusiasta, diciamo, ci credo, ecco, quando appunto non riesco a nascondere, a occultare eccessivamente questo sentimento, alcune persone, soprattutto i ben pensanti cattolici, si preoccupano un po' e incominciano a porsi il problema e dire: ma da che parte sto? In realtà non sto da nessuna parte, perché chi cerca la verità sta da una parte sola, quella da cui dovremmo stare tutti. È colui che ha creduto di trovare, crede presuntuosamente di aver trovato la verità, che ha già fatto una scelta di campo e perciò stesso è già in errore. Non hai trovato nessuna difficoltà tra altre personalità religiose, diciamo, del tuo... Per ora no. Oggi è il 9 novembre e quindi non so se mi aspetta qualche difficoltà di altro genere. Io confido nella semplicità e nell'onestà con cui conduco questa ricerca e confido anche nel desiderio, lo stesso desiderio che ho avuto io, di conoscere e di approfondire questa verità. Confido che anche altre persone del mio ambiente lo possano gustare. Presso questi popoli è viva la fede per la reincarnazione. Tu cosa ne pensi? Personalmente ho condotto alcuni studi particolari sulla reincarnazione, ho trovato anche dei riferimenti che mi sembrano abbastanza plausibili all'interno delle nostre scritture. Credo che sia un problema che la Chiesa non potrà più misconoscere, non potrà più accantonare. Del resto so di alcuni eminenti studiosi che stanno approfondendo questo argomento. E mi auguro che le barriere finora create intorno alla ricerca religiosa siano finalmente infrante. Ufficialmente la Chiesa cosa ne pensa di questo? Ritengo che la Chiesa sia sempre, non è un mio parere, lo vediamo tutti, la Chiesa è sempre molto prudente su queste definizioni. E su queste dottrine, e questo è anche giusto, nel senso che la Chiesa deve offrire delle direttive che devono aiutare il fedele e non disorientarlo, quindi, e soprattutto il fedele più debole. È spiegabile quindi la prudenza da parte della Chiesa, mentre
non è spiegabile da parte di alcune persone, in particolare da alcune persone, di alcune persone nella Chiesa, che forse non rappresentano particolarmente la Chiesa, non è spiegabile la chiusura mentale. Quelle persone che vengono qui da Sai Baba abbiano cambiato religione? No, personalmente per tutte le persone che ho conosciuto che sono venute da Sai Baba ritengo che siano per lo più persone che erano già lontane dalla pratica religiosa, non dalla religione, sono due cose ben differenti. È un conto essere lontani dalla pratica, è un conto essere lontani dalla mentalità religiosa, dalla ricerca religiosa. Molte persone che sono approdate a Sai Baba erano così uscite dalle file del cattolicesimo semplicemente per degli urti che avevano avuto, oppure per delle difficoltà dottrinali, oppure per delle idiosincrasie che avevano rispetto al dogma o all'insegnamento della Chiesa. Devo dire invece che quasi tutte le persone, anzi potrei dire la totalità delle persone che hanno avvicinato Sai Baba, hanno avuto un riavvicinamento sensibile alla loro stessa religione. Cioè un maggiore chiarimento all'interno della loro fede, della loro dottrina, e questo risponde esattamente agli intenti di Sai Baba. Sai Baba non vuole creare una nuova religione, non ha fondato una nuova religione, ma dice a coloro che vengono qui, vivete a fondo la vostra religione, comprendendola, studiandola, vivendola nei minimi dettagli, secondo quello che vi è stato insegnato per voi cristiani nel cristianesimo, da parte di Cristo, per voi musulmani nell'Islam, da parte di Maometto, eccetera. Quindi praticamente il lavoro di Sai Baba, diciamo così, è un lavoro di cucitura, di recupero di tutte quelle dottrine che sono state, per motivi vari, storici, sociologici, anche personali, sono stati abbandonati da parte dei fedeli. Tali ento pulakarinchu.